Bentrovati con Linea Diretta, il format di Confindustria Toscana Sud. Tante le notizie di oggi, largo spazio all'approfondimento dell'economia con il Sole 24 Ore collegato da noi, come sempre sarà Carlo Marroni da Roma. Ma subito voce alle imprese, stamani abbiamo il piacere di avere collegato con noi da Casole d'Elsa, dalla Pramac, il presidente generale di Confindustria Toscana Sud, Paolo Campinotti. Bentrovato, presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi tutti hanno letto nei giornali un'importante richiesta che vede congiuntamente i sindaci del comune di Siena, di Arezzo, di Grosseto, i presidenti della provincia di queste tre città e Confindustria Toscana Sud chiedere una cosa molto precisa al presidente Conte, a colui che guida la Task Force fase 2 e al presidente Rossi, Regione Toscana. Fate riaprire l'azienda, voi avete individuato congiuntamente con le istituzioni locali dei criteri. Ci racconta. È una cosa abbastanza semplice, cioè, essendo fermo e come punto cardine di tutto quello che sto dicendo, la sicurezza, perché la sicurezza sul lavoro deve essere la cosa principale per tutti, in primis per le aziende che noi rappresentiamo, sono le prime attente alla salute e quindi anche il luogo comune che viene compromessa la salute o viene fatto a scapito della salute deve essere sfatato, perché la prima cosa è l'aspetto proprio della salute e quindi il rispetto delle leggi e dei criteri di distanziamento sociale che è stato imposto dalla legge, dai decreti e dagli accordi sindacali. Detto ciò, è fondamentale ripartire, perché è ormai provato da più di un mese, che il focolaio dell'epidemia non parte dalle imprese. Le imprese aperte, e qui in Toscana ce ne sono tante anche nel nord dell'alimentare, non hanno nessuna registrato dei casi di dove è partito dei focolai di coronavirus. Quelle, ripeto, che hanno seguito i protocolli stabiliti. Detto questo, la situazione è difficile, è complicata, è un problema esagerato, però è necessario anche non perdere di vista che il virus resterà almeno per un anno e mezzo, fino a che non si sarà trovato il vaccino, è impensabile di restare chiusi per un anno e mezzo. Detto questo, è necessario ripartire il prima possibile seguendo tutti i protocolli necessari, che già le aziende aperte stanno seguendo. Perciò, ripeto, non è un colpo di testa, non è nemmeno una ricerca spasmodica del profitto, ma è solamente la sopravvivenza del nostro tessuto industriale e della nostra tenuta sociale del paese, perché se le industrie finiscono, non è pensabile che poi non ci siano delle ripercussioni sociali perché i posti di lavoro verranno a mancare. Questo è abbastanza implicito. Importante il fatto che avete parlato con una voce unica, appunto i tre sindaci, i tre presidenti di provincia, il mondo delle imprese, una richiesta comune, avete individuato un protocollo di ipotesi per chi può appunto riaprire subito, tra l'altro istituendo dentro la prefettura anche un comitato di valutazione, quindi prendendo anche tutta una serie di giustamente precauzioni operative di valutazione, Presidente. Non è che si inventa niente, i protocolli ci sono già e solo rispettare i protocolli che ci sono. Poi il problema è che qui tutti si svegliano, ognuno ha un protocollo suo, quello a 1 metro, l'altro a 1,80 m, nel senso qui bisognerebbe anche ci fosse un'impostazione nazionale, perché la salute è nazionale, non è della provincia, del comune, ci saranno dei protocolli di gente che ne sa più di me e stabiliscono quali sono. Il fatto già che ce ne siano 50 in Italia già denota lo sbando in cui siamo, perché ognuno si alza e ognuno dice la sua. Ognuno c'ha il suo comitato scientifico, ognuno c'ha il suo scienziato che gli suggerisce tutta una serie di cose diverse da un altro paese, da un'altra provincia, da un'altra regione, che è una follia. Qui ci vuole una regola nazionale, perché la salute non è che è provinciale, ma è una cosa della nazione e deve essere fatta e seguita da tutti. Mi sembra una cosa abbastanza elementare, non è che si deve tutti i giorni reinventare la ruota. Il ritardare questa ripartenza ci crea oltretutto nuovamente un discapito rispetto agli altri paesi. Da oggi la notizia negli Stati Uniti è stata fissata anche da lì una ripartenza breve, in altri paesi europei, quindi rimarremo un fanalino di coda. Io non sono un esperto, non sono, però faccio una piccola constatazione brevissima. L'Italia che tutti i nostri politici si vantano di aver fatto delle misure che sono state efficaci, che sono state dure, ma noi abbiamo due dati fondamentali. Abbiamo il più alto numero di morti dell'Europa,
e la provvisione di più bassa crescita o la più grande decrescita d'Europa. Quindi tutta questa esaltazione di come è stata gestita la crisi è una novella che si raccontano fra di loro. Noi abbiamo il più alto tasso di morti di tutta l'Europa e il più alto tasso di decrescita di tutta l'Europa previsto. Quindi qualcuno si dovrà fare delle domande se alla fine è stato sbagliato qualcosa, credo. A proposito dell'Europa, Presidente, lei ha fiducia che questa volta l'Europa sarà fino in fondo all'altezza della situazione o questo impasse che abbiamo vissuto in queste settimane alla fine rimarrà così? Ma io sono contro questa specie, sempre la novella dell'Europa. Io parto dal presupposto che è molto più semplice, che prima si deve fare i compiti a casa nostra e poi andare a chiedere agli altri un aiuto. Noi abbiamo fatto anni di politiche di bilancio scellerate, la ultima è quota 100 e il reddito di cittadinanza, abbiamo mandato politici come Grillo 2, 3 o 4 anni fa a Bruxelles a dire di non darci soldi perché andavano alla mafia, alla camorra e all'andrangheta, e adesso ci meravigliamo se l'Europa non ci prende sul serio. Io credo che in tutta l'Europa hanno cercato di inviare a Bruxelles le loro persone migliori. Noi abbiamo cercato di mandare a Bruxelles sempre trombati dalla politica nazionale e questi sono i risultati che abbiamo. L'Europa è sicuramente un problema, ma il primo problema siamo noi che non abbiamo rappresentanti adeguati a Bruxelles a farci rappresentare. Alle questioni interne, anche un esempio concreto, la sua azienda è aperta, come avete riorganizzato il lavoro, Presidente? Seguendo tutti i protocolli c'è un po' di problematiche, in primis l'aspetto delle mascherine che crea anche della distanza sociale, dalla mensa, c'è delle problematiche organizzative, però niente di insormontabile, tutte soluzioni fatte abbastanza anche in tempi rapidi e niente, ci adattiamo a questa nuova realtà che purtroppo sarà così per tutti anche nella vita quotidiana, da andare al ristorante, a prendere un aereo, andare in treno, non sarà più come prima, avremo un nuovo adattamento. Presidente, io la ringrazio per la sua testimonianza, torneremo a aggiornarci, tra l'altro segnalo a tutti che sul sito di Confindustria c'è l'intero testo di questa richiesta, appunto, che ripeto vede la firma dei 3 sindaci di Siena, Arezzo e Grosseto, dei presidenti di queste 3 città e di Confindustria Toscana Sud. Presidente, intanto grazie e buon lavoro. Bene, buona giornata. Grazie al Presidente di Confindustria Toscana Sud, Paolo Campinotti, abbiamo commentato appunto questo appello congiunto che Confindustria ha fatto insieme ai 3 sindaci di Siena, Arezzo, Grosseto, quindi tutta la Toscana del Sud che chiede una riapertura, la chiede come ha sottolineato il Presidente con dei criteri, rispettando ovviamente i protocolli, ma continuare questo stop per altre settimane crea ovviamente delle ferite insormontabili alle aziende già fiaccate dalla situazione che ormai si protrae da oltre un mese di chiusura. Allora, adesso noi abbiamo un piccolissimo break pubblicitario, poi torniamo in diretta e ci collegheremo a Roma con il Sole 24 Ore, andiamo a commentare tutte le notizie economiche e anche la situazione politica in corso a Roma. Vediamo.